quelle cose lì, insomma, io ho un immaginario evidentemente diverso, forse il mio è un po' vintage, forse sì, però... diciamo, Matteo me l'ha spiegato in maniera chiarissima con quello che lui ha definito l'argomento delle spalline, di cui io non so giudicare la veridicità, perché non rientra nel mio campo, però ve lo ripropongo esattamente come me l'ha detto lui. Cioè, lui mi ha detto, cioè, guarda, le spalline si usano, diciamo, si sono utilizzate tra la metà degli anni 80 e la metà degli anni 90. Dice, però se noi ambientiamo un film nel 92, noi le spalline non le mettiamo, mentre se ambientiamo un film negli anni 80, noi le spalline le mettiamo. Questo per dire che, diciamo così, non è tanto importante cosa sia esattamente vero, no? Però noi dobbiamo sempre tenere presente quello che è l'immaginario del pubblico che abbiamo di fronte. Quindi, diciamo, anni 80 vuol dire spalline, e quindi se noi facciamo un film, ce le mettiamo. Anni 90 non vuol dire più spalline, quindi non le mettiamo. Anche se, diciamo, dal punto di vista puramente cronologico, potremmo avere una sfasatura, sì, ok, di un paio d'anni, quindi, diciamo così, quisquilie, no? Però, diciamo, dobbiamo lavorare in questo modo. Allora, cioè, se tu pensi, mi diceva, al latino del cinema, dice, a te cosa viene in mente? A me effettivamente la prima cosa che mi è venuta in mente, diciamo, chiacchierando con lui del latino del cinema, è stata quella scena, non so se lo ricordate, di quel film che si chiama La Tregua, in cui John Turturro viene liberato da Auschwitz, La Tregua, il romanzo di Primo Levi, no? E appena liberato da Auschwitz incontra un prete, siccome ha fame gli chiede pater ubi est mensa pauperorum, padre dov'è la mensa dei poveri? Cioè, il latino nel cinema ci rimanda direttamente alla Chiesa. No, la Chiesa pre 1965, quando la messa era in latino. E questo oggettivamente aveva ragione a segnalarlo, è pericoloso per la sua poetica, perché crea una dissonanza cognitiva. Cioè, io non voglio che il mio spettatore, diciamo, venga distratto dagli echi inconsci dei suoi pensieri cristiani nel momento in cui io voglio collegarlo a sangue, roba barbarica, ammazzamenti, viscere, no? Sono due cose che non vanno d'accordo. Non voglio attivare quel pensiero mentre voglio che ne faccia un altro, non so come dire. Quindi, non messa della nonna, dobbiamo tenerci lontani da lì.